Start, 2, 1, boost to ignition, and liftoff. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Dave the Diver, il secondo gioco a rivelazione del 2023 per quanto riguarda gli indie. Costa $19.99, si trova scontato a volte magari sotto saldi a $15.99 ed è un gioco dai molteplici aspetti. Perché? Perché è un gioco che vi aggiunge una moltitudine di features, di meccaniche, di minigiochi che diciamo continua ad aumentare più si va avanti con l'avventura. Di che cosa si tratta? In pratica noi ci veniamo richiamati insomma su quest'isola e dobbiamo andare in mare per prendere pesce e la sera venderlo con, diciamo, in un sushi bar. Questa è la spiegazione molto semplice. Lo sto giocando con mouse e tastiera, si presta forse meglio con il pad. Comunque la meccanica di nuoto è molto semplice per il momento, perché al momento abbiamo solo poche cose. Abbiamo un coltello, abbiamo un arpione che possiamo usare, puntare, sparare, prendere. Tutto il pesce che prendiamo ha un peso, ha una serie di cose, mentre qui possiamo anche raccogliere delle cose. Con queste dovremo, penso, farci dei piatti e delle bevande, però quello poi vedremo. Dobbiamo raccogliere anche dei soldi, perché il bar è stato sconquassato da un terremoto, quindi ci sono dei pesci anche un pochino più pesanti. C'è un minigioco da fare. Adesso qua apriamo una cassa, all'interno troviamo una spada giapponese e possiamo usarla adesso per questo pesce nuovo. E la cosa bella è che poi si trovano anche delle ricariche per la bombola d'ossigeno. Invece in questo caso devo premere tasto spazio, per quello dico si presta meglio per un pad, perché la pressione di un tasto è senz'altro meglio che la pressione della barra spaziatrice. Adesso io mi preparo, questa ce la faccio però. Ok, quasi un chilo di pesce. Poi ci sono altri pesci dannosi che ci fanno male. Poi intanto qua in basso a sinistra vediamo il peso trasportabile massimo e abbiamo anche la quantità di ossigeno, che tra l'altro sta anche finendo, quindi dobbiamo muoverci. Quello lì si sgonfia, ogni tanto potremmo andare a provare a prenderlo. Comunque abbiamo trovato anche dell'equip, c'è anche qualcos'altro qua al posto del tasto C, ma return to boat. E qui torniamo alla nave. E la cosa interessante è anche tutta la parte del... Vabbè, questo è il riassunto. Abbiamo pescato un minuto e mezzo, ne abbiamo catturati 4. Il mio migliore è 14. 21 gradi, siamo domenica, bel tempo e così via. Questi sono i raccolti con il relativo quantitativo di carne più le alghe che abbiamo preso. Le carichiamo. Ah, ok, dal bar ci dicono che è tutto a posto. Purtroppo il gioco non è in italiano, è gemellato con Dredge, ma Dredge è in italiano, questo no, magari un domani. Vabbè, in pratica abbiamo come meccanica dell'ultima missione che ho fatto, mi è stato aggiunto il telefono, che poi pian piano, adesso ve lo faccio vedere, andrà a sbloccare un sacco di altre funzioni, perché tante icone sul telefono sono ancora bloccate. Intanto stiamo vedendo... Abbiamo bisogno di alcune armi, Duff... Ok, è tutto guidato all'inizio, perché comunque ci fa sbloccare varie cose. Adesso io ve lo salto. Weapon Smith Dub. Allora, tra l'altro noi abbiamo anche, vedete che siamo nel pomeriggio, possiamo anche mandare avanti il tempo, possiamo col tasto esca aprire il telefono. Sul telefono ci sono un sacco di icone bloccate, queste. Possiamo andare a vedere il meteo, che ci dà il meteo di domani, oggi, domani, dopodomani. Poi abbiamo minigames, che non ne abbiamo ancora, ci verranno aggiunte. I settings, vedete che il gioco non è in italiano. Abbiamo la risoluzione dello schermo, questo è il menu di gioco praticamente, la musica. Abbiamo to do e che sono le missioni. Abbiamo incontrato appunto una tizia biologa e dobbiamo recuperare dei dati
importanti su delle alghe, delle stelle marine, delle altre cose, e riparare il banco sushi. Ok. Ma io tornerei giù perché proviamo a prendere del pesce, magari da provare a vendere o dell'oro. Perché il pesce lo possiamo mettere tutto direttamente nel bar o venderlo, da quello che ho capito. La cosa che devo ancora capire è se il mondo cambia, ma penso di sì. Comunque, mentre noi consumiamo ossigeno nel mentre scendiamo. Eccolo qua. Questo è un elemento di quelli che dobbiamo studiare. La cosa estremamente. Questa qui non lo possiamo prendere perché ci servono i guanti. Infatti, dice che fa male se proviamo a prenderlo con le mani. No, queste non si possono prendere. Qua del legno. Del legno. Ci fanno male queste sili. Se nuotiamo invece più velocemente, consumiamo prima l'ossigeno. Questo cos'è? Ah, un nuovo escape pod. Possiamo usarlo per fuggire rapidamente. Ok. Quindi quando andiamo molto in profondità possiamo chiamarlo. Ok. Apriamo il forziere. Una mazza. Ah, è negli oggetti. Ok, questa è una rope di quelle che dobbiamo sempre esaminare. E lì sopra vedete che anche qua un'altra stella marina, una corda. Ok, dovremmo aver fatto qui. Qui possiamo andare a caricare la nostra bombola d'ossigeno. No, il mondo mi sembra uguale. Mi sembra sempre uguale. Questa parte qui è sempre la stessa. Lì esce un vermone che non so cosa sia. Aspetto un attimo, voglio prendere del pesce ancora. Possiamo usare anche il coltello, ma questi sono pesci che si prendono con l'arpione. Ah no? Ah sì, mi ha equipaggiato, sì. Sì, mi ha equipaggiato il martellone adesso. Voglio prendere quel pesce lì. Perché non lo prende? Dovrò potenziare un pochino il. Ok. Due agar. Non so dove siano. Comunque, credo che adesso prenderemo questo. Abbiamo riempito la bombola. E l'agar non so dove sia. Però qua c'è del legno. E c'è anche un altro, un forziere, una spada, ancora la spada. Mamma mia, ragazzi. Ho finito l'aria, game over. Finito, mannaggia, ho perso. Se quando sei stato recuperato, puoi recuperare solo un item. Cosa posso recuperare? Pesce ne abbiamo già, fammi riprendere una stella marina, va. Mannaggia, abbiamo visto anche la meccanica della morte. È scesa improvvisamente, probabilmente lì sotto mi serve qualche altro equipaggiamento, infatti sto malissimo. Non posso pescare di notte, quindi ci toccherà andare. Usa l'escape pod. Eh sì, lo so. Va bene, torniamo al sushi bar che è là in fondo. Qua? È quello che. Harpoon Gun. Ok, qua è il nostro equipaggiamento. Qua parliamo col tizio. Si parla veramente tantissimo. Quello è un peccato che non. Perché comunque si presta ad essere un gioco da giocare per rilassarsi. Comunque è un casual game. Comunque andiamo al sushi. Ci saranno altre location dove andare. Comunque accendiamo il motore e andiamo. E ora inizia la seconda parte di gioco. Seconda parte di gioco che dovremo approfondire sicuramente andando avanti, perché se guardate qua abbiamo la possibilità di ricercare, la possibilità di gestire staff, la possibilità di vedere ingredienti. Vedete che abbiamo questi ingredienti con il relativo rank. Possiamo anche andare a venderli. Allora, intanto io voglio provare a vendere un po' di roba, perché dobbiamo fare 100 dollari. Voglio vendere un po' del pesce che ho preso perché non ne ho. Ho 4 di questo. Vabbè, dai, vendiamo un po' di roba. Va bene.
Per il resto possiamo andare anche a fare questo, che non ho ancora capito cosa serve esattamente, ma vabbè. Comunque, tenendo premuto E, apriamo, perché poi abbiamo il menu. Il menu possiamo andare a scegliere, aggiungere un menu, questo è il menu base. Possiamo scegliere in base anche alla disponibilità dei pesci che abbiamo di fare un piatto piuttosto di un altro. Questo lo mettiamo, possiamo anche potenziarlo. Sì, farlo più costoso con più ingredienti però, e che può piacere di più con più ingredienti. No, facciamo il pesce normale, io seleziono questo, vedete che lo metto nel menu, posso aggiungere anche altro, di cui ho, devo stare attento che non abbiano lo stesso pesce entrambi, ok, anche questo. Il menu è completo, e teniamo premuto e apriamo. E a quel punto, noi daremo la mano allo chef. Questo è illimitato, mentre invece questi... Ah, abbiamo un numero limitato di pezzi per questi. Ah, ok, ok. Così poi gli diamo l'esaurito quando finisce. Ok, sto iniziando un pochino a capire. Questo vuole bere, quindi qui devo versare. Bellissimo questo, perché dobbiamo metterglielo praticamente sul limite. Questo è perfetto, altro che. Questo lo sta preparando. Qua andiamo a fare questa roba qui. A riempire nuovamente il succo. Ok, questo dobbiamo servirlo in base a chi sta aspettando di più. Questo gli serviamo il suo cocktail. Ok, questo è abbondante. Quella si sta disperando, non so perché. Questo ha quasi finito, ok. E vedete che qua in alto è finito. È sold out. Quindi lui si mette a preparare il resto. Il pesce generico, che praticamente è infinito questo. E dobbiamo fare attenzione a servire in fretta. È bellissimo il fatto che sia affaticato mentre corre in giro, perché lui è anche abbastanza grosso come corporatura. Si scioglie in bocca, dice. Ok, poi si arrabbiano e vanno via se li fai aspettare troppo. Questo qui cos'è? Devo... Devo pulire, ok, per rendere più presentabile il posto. Ok, prendiamo questo, serviamo di là. Intanto vedete ancora le missioni in alto a sinistra. Adesso io vado a preparare l'altro succo. Ok, abbiamo finito la giornata. Il sushi ha chiuso. Abbiamo guadagnato più del giorno precedente. Abbiamo fatto un profitto netto di 25. E quindi poi il livello del nostro personaggio, del nostro locale, salirà. Le previsioni davano pioggia e infatti piove. Chissà che cosa cambia andando a prendere la roba quando piove. Vediamo. Gioco già lo conoscevo, l'avevo visto giocare, ma ho voluto provare giusto i primi minuti per sbloccare le prime cose. Ma la cosa bella è che se andate a vedere il trailer, cambia. Cioè, cambia tanto perché andando avanti troverete tante meccaniche nuove che... Ce n'è una dove bisogna toccare i fossili, ce n'è una dove tipo il cocco dentista, dove la mandibola si chiude in base a dove toccate. Cioè ci sono, e non so cosa siano, cioè sono tutte cose che... Fammi prendere anche le alghe che ci facciamo il succo. Questa è la chiamata d'emergenza. Qua abbiamo un forziere dove prendiamo... Ah, questo fa lo shock elettrico. Ok, a rope. Questo non me lo prende, perché? Sono scarso. Ok. Sta la marina. Intanto ho abbattuto quello con una scarica elettrica. Allora, un'altra corda. Ossigeno, come lo tengo buono, perché lo ricarico adesso. E più si scende, purtroppo, e più si mette male. E l'ossigeno, tra l'altro, scende anche tanto in base alla fatica che facciamo a pescare. Ok. No, neanche più di tanto, però pensavo peggio.
Schippo di lì, va bene, ci serve altro. Ok, ci servono anche questi. Questo qua sarà un casino da prendere. Vedete qua quanto ci fa male qua sotto? Devo riuscire a prendere questo? No, no, lascia perdere. Fammi prendere l'escape pod perché qua... Perfetto. Ci servirà sicuramente quando andremo a profondità maggiori, quello senz'altro. Adesso voglio vedere... Ok, infatti lei abbiamo finito la missione. Puoi portarmeli... Ti darò un premio come promesso. Fino a qua mi è... Ok. Cambiamento climatico, bisogna essere studiato. Aggiungi il mio numero. 70 gold, olio d'oliva e salsa di soia. Abbiamo... Ok. Hai raccolto 100 gold. Dovrebbe essere abbastanza per riparare quello che è rotto. E questa è riparazione, ok. Spero che i clienti continuino a venire. Ok. 5 ottenuti, 3 un oggetti andata bene. The fish tank, quello a posto, è contento. Fine scrap iron, fine rope, fine scrap iron. Perché? Esca, vediamo se si è sbloccato qualcosa. Abbiamo le mail. Bellissimo anche il click, il modo in cui si aprono le varie cose. Calcolatrice, album, e poi possiamo fare le foto. Consigli. To do. Ah, ok, con la corda e scrap iron faremo una... Vabbè, ma chi se ne frega, io voglio andare a casa. Andiamo al sushi bar. Ci penseremo dopo. Vedete, è proprio bello, bella la natura che ha di gioco. Faccio quello che posso. Adesso, ingredienti. Abbiamo un bel po', eh? Abbiamo anche la salsa di soia. Quindi credo che serva anche per, diciamo, potenziare delle ricette. Quindi io di questo. Vediamo un pesce di cui ne ho tanti. No? Questo. 4. Eh sì, 4. Se io voglio potenziarlo... Potenzia. Ma potenzio cosa? L'ingrediente, il piatto in sé? Vabbè. Ho potenziato il piatto a livello 2, quindi tecnicamente adesso ne possiamo fare solo uno, perché è a livello 2, quindi vabbè, io lo metto in menu con una quantità. Poi al menu aggiungiamo questo di cui possiamo farne 6. Se lo potenzio, ne possiamo fare 3. Dai, potenzia anche questo. E ne mettiamo 3. 3 a menu. Il green tea va bene. Salsa di soia non me la posso usare. Quindi direi basta così. Dai, facciamo menu generico. Dai, iniziamo. Dai, apriamo. Ah, ma è ancora pomeriggio? Sono arrivato qua troppo presto, mannaggia. Vabbè, time skip, dai, andiamo la sera. È un po' di riposo. Dopo che mi hanno messo nella camera iperbarica per tornare su. Ah, ma mi fa ripartire da qui. Va bene, dai, andiamo al sushi, dai. Siamo già andati là a fare il menù, voglio vedere se me lo fa rifare. Spero di no. Allora, ingredienti, menu. Il menu è ancora questo. Perfetto. Manage. Swap auto supply, enhance. Ok, aggiungi ingrediente. Ah, ok, blue tang. Gold. Ok, no, no, no. Vabbè, dai, apriamo. Ci facciamo quest'ultima serata qua. Vedete che il tavolo è tutto divelto qui perché... Ok, qua il succo c'è. Arriveranno i primi clienti. Vuole il succo. Perfetto. Il cuoco sta già facendo.
glielo porto subito, sono subito da lei. Ok, a lei glielo verso subito. Ok, lo verso anche di là. Faremo grandi incassi stasera. Bad, mi spiace, mi perdoni. La fretta. Perfetto, questo è perfetto. Questo a questo. Questo a questo qui. Questo a quello là in fondo. Anche sono stanchissimo. Vai. Questo a lui. Il succo sta finendo, ma credo che ce l'abbiamo fatta, dai. Ok. È finito tutto. Tutto sold out. Cosa vuole? Sushi. Ok, lui si mette e lavora. Almeno non lo devo fare io. Bravo. Quello che vi spiegano all'inizio è che il cibo non viene riciclato, quindi se uno non mangia lo rifiuta, così lo dobbiamo buttare via, quindi sono ingredienti sprecati. Comunque, credo sia stata la serata con più incasso in assoluto. No, meno. No, siamo saliti anche come valutazione, però dal grafico sembra meno, non lo so. Poi non pensate che finisca qui, adesso dovrebbe essere bel tempo, infatti lo è, non pensate sia finita qui, perché poi vengono aggiunte una marea di cose, cioè già adesso ci sta accostando uno, chissà che cosa cambierà. Allora, sei Dave per caso? Sì, che c'è signore? Sono Mr. Bacon, dottor Bacon, un archeologo che studia la civiltà delle persone pesce, delle persone del mare. E lascia che ti spieghi. Praticamente c'è anche questo, cioè andando avanti potremmo anche cavalcare un pesce, muoverci all'interno di questa società, insomma, subacquea, e probabilmente fare anche degli scambi con loro, da quello che ho capito. Cioè questo qui lo manda completamente nonsense, ma dà una profondità di gameplay pazzesca. E quindi noi andremo a scoprire, perché se guardate su Steam, appunto, nei video, nei trailer, c'è di tutto, ma tranne quello che vi ho fatto vedere io. Quindi è un gioco parecchio, parecchio profondo, che ha una storia, ha un finale comunque, perché... Ok, no, stavo leggendo, scusate. Perché comunque non è così banale. E pur avendo appunto tanta profondità, tanti dialoghi, è un peccato, ma mi sembra strano che non ci sia una traduzione. Ma non tanto perché si capisce, ma il fatto di uno si vuole rilassare un attimino e capire. Io adesso devo andare veloce perché siamo in video. Poi bene o male si capisce, perché se vi dice di fare qualcosa lo ritrovate nei task. C'è un'app infatti su iDiver, adesso c'è un'applicazione, mi va via la voce. Abbiamo iDiver che ci permette di upgradare la tuta. Quindi vedete che abbiamo iDiver qua, che possiamo avviare e possiamo vedere la selezione del diving suit, che ci dà gratis, e profondità minima, cioè massima, scusate, il limite è 80 metri, prima non lo era, quindi è per quello che siamo morti praticamente. Ok, quindi tecnicamente ora inizia il capitolo 1, siamo usciti ufficialmente dal tutorial. Quindi io vi dico la verità, adesso che vi ho fatto questa contrapposizione tra The Edge e questo, per me è più bellino questo. Cioè, cioè come meccanica di gioco, grafica, così forse l'altro The Edge era un po' più carino. Ma sono questi i giochi che mi piacciono, tra i due preferisco questo. Ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate, se l'avete approfondito di più, se l'avete scoperto da me, dubito, se avete dei consigli, se sapete se esiste qualche traduzione che potrebbe essere carina qua per rilassarmi, ripeto. E niente, fatemi sapere cosa ne pensate sotto i commenti, come al solito. Io faccio un bel save alla partita, che non avevo ancora fatto tra l'altro, e alla prossima, ciao ciao.